Allora, stiamo per partire per andare a Sanremo. Chiaramente Filo è già qua. Che ho rotto tanto Che le ieri scatole sera. ieri sera. Aspetta, aspetta, che ti faccio. Allora, intanto cosa faremo a Sanremo? A Sanremo tutti i giorni dalle 15 alle 18 a casa Sanremo si entra, non occorre il pass e si viene a far ascoltare la propria musica, portandola con CD, pennetto USB, ancora meglio con strumenti acustici per esibirla dal vivo. Saremo in diretta, saremo in diretta. E poi io farò dei reportage. Comunque da domani in poi, domani ci sono solo io, invece da giovedì, venerdì e sabato ci sarai anche con me, grazie di Michele. Questo è quello che accadrà. Però ieri sera chi ha assistito alla diretta, peraltro molto bella, ha visto che Pierpan ha detto che dovevamo partire. A che ora dovevamo partire? Alle 10 e mezza. 10:30 massimo. 10 e mezza, bene. Massimo. Volevo far vedere l'orologio e sono le 11 e un quarto. Ma perché io spacco i Noi siamo. maroni per fare un po' di Sì, show. ma noi E siamo qui allora ho da detto, quanto cazzo, alle tempo? 11? Da quanto tempo siamo qui? Un'ora almeno, sì. Un'ora. Noi siamo qui dalle 10 e loro forse sono arrivati adesso, mi dicono, forse sono arrivati adesso. In ritardo, pazzesco. Aspetta, sai cosa ha chiesto? La prima cosa che ha chiesto Pirpan, Antonio? Andiamo a mangiare, dove No, mangiamo? ma c'è un bar vicino dove siamo noi, e questo ha chiesto, cioè, no, no, ma per dire, no, per dire come siamo messi. Comunque noi siamo pronti, io sto copiando il Barone Rosso di ieri sera e ho ancora 11 minuti. Dico, Vado via. non ce la farò mai, gli ho detto io, però intanto. Ma veramente è morto Gian Piero Ortegiani? Sì, lo guardavamo prima. Cioè? Guardava Elena. Quel ragazzo, qui l'autore? Sei l'autore, Sì. sì, l'ho trovato a vedere prima, Andò a l'ho visto prima. Sanremo qualche anno fa. Ma quello che produceva Risa? Io produceva, non so, però c'era scritto appunto che è morto, che aveva vinto un Sanremo di tanti, tanti anni fa. Ma Sanremo, vai a vedere se produceva Risa, sai lui. No, ma di che cosa è morto? Non c'è scritto, solo un articolo. Una sorta di Viva Sanremo, sì. Sì, è su tutti, ma era quello che produceva Risa, lui. Bravissimo, fra l'altro. Frequentava il CED di Mogol, era uscito da lì. Vabbè, comunque stiamo andando a Sanremo. Mi dispiace, autore anche di Michele Zarrillo, esatto. Allora, aspetta. No, ti volevo far vedere che hai rotto i coglioni ieri. Guarda che ore sono. Sì, che ma cos'è la pistola? Cioè, questo è bello, ti piace? A te tutti gli apparati tecnici ti piacciono. Come mai che siamo in ritardo? Perché non mi davano il VAN, perché ho problemi di carta di credito. Però Guarda lì, tu cosa sei tu? Tu cosa sei? Buongiorno Manuela di Optima. ma io non dove siamo qua? A Eh? Sanremo, no? Siamo a Sanremo. Siamo a Sanremo, stiamo per partire per Sanremo. Sei arrivata stamattina col treno, ecco, in ritardo, tanto per cambiare, vero? Sempre. Ecco, bene. Buongiorno. Allora, ragazzi, va bene. Allora saremo a casa Optima, cioè no, a casa Sanremo da Optima. Questo è quanto. Adesso io saluto, lascio questo luogo. Saluto la mia cagnolina, Olly, Olly, ascolta Olly, hai visto che è arrivato Antonio? Non l'hai visto? Ma tu stai sempre qui? Stai sempre qui dietro di me? Io Olly, Sera di Arisa perché Olly, io vado via, sai, adesso, però dopo torno, sai, l'altezza è giusta, tranquillo. sì, però Ok? Max, mi raccomandarci notizie oneste. Io do sempre notizie oneste, Daniela. Fai buon viaggio. Qui stiamo finendo. Perfetto. Che succede? niente, sta guardando, è morto di malattia. Come di malattia? Di una malattia, dice. Ma di una malattia, Gian Piero Dan Artegiani. Piero Artegiani era l'autore di Arisa, l'hanno anche intervistato. Beh, Non lo era so. l'autore di diverse Ma io l'ho canzoni. conosciuto soprattutto per Cantava anche quello. negli anni. Sì, ha vinto un Sanremo. Certo, uno che Ah. cantava. Un Sanremo Ok, Gian Piero Vivarelli, ci vediamo.
Ci vediamo a Sanremo. Ciao. Prepariamo e andiamo.